Sì, sono felice che la prima uscita da presidente sia a Diamante, a fianco del sindaco Magorno, che apprezzo molto per la qualità del suo impegno, e degli organizzatori del Festival del Peperoncino. Quando si è candidati spesso si fanno degli annunci, quando si ritorna da presidenti si assumono degli impegni. Il mio impegno è quello di lavorare insieme all'organizzazione del Festival del Peperoncino e all'amministrazione comunale per fare di questo evento un evento importante per tutta la Calabria. La regione deve investire su esperienze così consolidate, so che l'anno prossimo ci sarà il trentennale di questa esperienza, è riconosciuta, è riconoscibile in tutto il paese. Allora, se qualcosa si è prodotto nel corso degli anni, un'amministrazione regionale intelligente investe su quello che si è prodotto in maniera riconosciuta e riconoscibile per farlo diventare parte del brand della Calabria e per farlo diventare anche un attrattore turistico importante. Quindi complimenti a chi in questi anni ha tenuto in piedi questa iniziativa. La regione sosterrà questi sforzi perché è giusto che sia così. Quindi il peperoncino come simbolo della regione Calabria, ma il presidente che rapporto ha col peperoncino, con il piccante? Mangia piccante? Sì, io mangio piccante, mi piace il piccante e scopro quando parlo con o vado a cena con tanti miei amici che calabresi non sono, che conoscono la Calabria e conoscono questa parte della Calabria soprattutto per il peperoncino. È una cosa che dobbiamo considerare e dobbiamo valorizzare. Beh, io incontrerò nei prossimi giorni il Ministro della Salute e anche il Ministro dell'Economia. Ho già fatto sapere al Governo che non intendo non occuparmi della sanità direttamente. La sanità va restituita ai calabresi o attraverso la fine del commissariamento o conferendo l'incarico di commissario al Presidente della Regione. E a quel punto bisognerà fare un grande investimento nella riorganizzazione degli ospedali. Trovo assurdo che una regione non riesca ad assicurare il diritto alla cura dei propri cittadini e che i calabresi che vanno fuori dalla Calabria poi spesso vengano curati da medici calabresi che in Calabria in questi anni non sono stati assunti per via del blocco del turnover. Quindi chiederemo un grande piano di assunzione per medici, infermieri, personale sanitario, per riorganizzare gli ospedali, per riorganizzare la rete dell'emergenza e anche per fare gli investimenti nell'assistenza territoriale. Se noi riusciamo a investire sul territorio in presidi di assistenza territoriale, dove riusciamo a mettere TAC, risonanze, medici di medicina generale che lavorano in forma integrata, specialisti ambulatoriali, riusciamo a drenare ricoveri inappropriati sulla rete ospedaliera e ad assicurare ai cittadini per esempio la possibilità di andare in questi luoghi, di prenotare una TAC, di averla in un giorno, due giorni come avviene in un paese civile, non in 10 mesi come avviene in Calabria. Quindi faremo un grande investimento. In questo chiederemo al Governo anche di avere un atteggiamento perequativo, perché in questi anni i commissari che non hanno né ridotto il debito né aumentato la qualità delle prestazioni sanitarie, non hanno fatto investimenti nella sanità, non hanno assunto nessuno, mentre nel resto d'Italia si assumevano medici, si investiva in presidi sanitari. Quindi la differenza tra il nostro sistema sanitario e i sistemi sanitari delle altre regioni si è acuita. Allora, oggi dobbiamo recuperare. Se nelle altre regioni, per esempio, si assumono 10 medici ogni 10.000 abitanti, in Calabria dobbiamo poter assumere 20 medici ogni 10.000 abitanti, perché dobbiamo recuperare quello che non è stato fatto nel corso degli anni. Su questo chiederò il sostegno a tutti i parlamentari calabresi. Io sicuramente il sostegno del mio partito, perché sono un dirigente nazionale del mio partito, ma in Calabria ci sono autorevoli parlamentari, a cominciare dal senatore Magorno. Su questo chiederò il sostegno di tutti i parlamentari, perché la perequazione che dobbiamo chiedere non è solo quella infrastrutturale, la perequazione che dobbiamo chiedere, pretendere, è anche quella dei diritti.